Buongiorno Spadano, buona domenica a tutti, come va? Bene, bene, oggi mi sono svegliato presto, anche se non è domenica, è lunedì, è un giorno lavorativo e mezzogiorno e un quarto mi sono alzato, a luna stavo sul posto di lavoro fresco come una rosa. Salutiamo tutti gli ambientalisti, vogliamo bene a tutti, non è però morta. Alle mosche. Non è morta adesso? Non è morta. Adesso la riavviva subito con riavviviamo la mosca. Con i cavetti. Yeah! Questo ragazzo lo stimo tanto perché lui comunque lo dice, io voglio essere povero ma me voglio svegliare. Esatto. Cioè la gente che ancora mi chiama a me alle 9:30 non ha capito che io non gli risponderò mai. Ciao, sono Andrea Loietti e anch'io bevo acqua, vi vedo. Facciamo un po' il punto della situazione, quindi abbiamo avuto i primi 4 vlog dove siamo andati a vedere diverse situazioni espositive, diversi magazzini, però allo stato attuale non abbiamo trovato nulla che faccia proprio il nostro caso, quindi per non annoiarvi magari con questo discorso delle visite e dei magazzini, e visto che comunque sarà una ricerca impegnativa, perché non è ragazzi che si trova un posto espositivo in 2 settimane, anche perché Roma è grande, e il tempo che abbiamo a disposizione anche per fare queste visite non è tantissimo, quindi sarà magari una cosa che richiederà sicuramente più tempo. Quindi per non annoiarvi con queste visite espositive, appunto, cominceremo a integrare questi video con un po' più di materiale che riguardano le vetture, quindi il restauro della Mini Innocenti del 75 che sta facendo Matteo di Officina del Pilota. Smonti quello!
Buongiorno ragazzi, questa è la situazione dopo 4 giorni di lavoro all'interno della Mini. Praticamente abbiamo tolto tutto, non c'è più il parabrezza, l'unotto, sportelli via, vetri via, tutto via. La macchina è completamente arrugginita, piena di stucco, è stata trascurata negli anni. C'è veramente tanto lavoro da fare, è un lavoro super challenge e andrà riverniciata completamente dentro e fuori. Però prima va tolta la ruggine, risaldate alcune parti nuove, rifatte delle pedane che sono marce. Tutta questa parte va tagliata, risaldata, il motore è sparito, non c'è più, e qui era tutto arrugginito, è stato molato, passato antiruggine, andrà dato il fondo, riverniciato anche all'interno. È un lavoro veramente molto molto grosso, eccola qui, guardate lo stato in cui si trova la carrozzeria di questa piccola Mini del 1975, magnifica, fantastica, l'adoro, la farò tornare come una volta a splendere, tornerà ad essere una super macchina, Simone sarà contentissimo. Vedi, ecco qui la situazione, è un lavorone veramente grande, è un restauro vero e proprio, mi piace. Come potete vedere la Smart è quasi finita, tra sabato e domenica finirò di riassemblarla, faremo un bel video episodio finale della Smart, è venuta veramente bene, e nel frattempo è iniziata questa Mini fantastica, questo restauro del 1975 di un amico, è una macchina che ho messo a manino, ma nelle mie mani tornerà a splendere. E non è tutto, perché con Matteo di Officina del Pilota abbiamo deciso di far partire un programma molto simile a Affari a Quattro Ruote, che molti di voi conosceranno, e quindi stiamo cercando un modello di autovettura per ripristinarlo totalmente, rifarlo rinascere e portarlo alla vecchia gloria. Fateci sapere qui sotto nei commenti quale vettura vorreste vedere per la nostra prima puntata di questa miniserie.